ferro. Le difficoltà di Luca sono emerse all'incirca all'età di 2 anni, 2 anni e mezzo. Proprio a livello motorio me ne sono accorta che aveva dei problemi e quelli più, diciamo, le lacune più grosse erano sul linguaggio. Luca oggi ha 11 anni e deve alla sua mamma l'inizio di un percorso per colmare un lieve ritardo cognitivo. Il ritardo cognitivo lieve è un disturbo di sviluppo del funzionamento intellettivo che è rallentato e si mantiene persistentemente sotto la media. Questo è un disturbo cronico che interessa il 2% della popolazione scolastica. Tende a manifestarsi intorno alla terza elementare, quando la scuola richiede delle competenze di ragionamento logico, astratto, di concatenazione logica, a cui il bambino non può arrivare. Tabelline incomprensibili, parole da associare che diventano un muro insormontabile per questi bambini. Ma cosa si sa oggi sui meccanismi alla base di questo disturbo? Oggi la possibilità di identificare le cause del ritardo cognitivo è aumentata grazie alle tecniche di neuroimmagine che permettono di evidenziare minime alterazioni strutturali del cervello, ma soprattutto grazie alle tecniche nuove di genetica molecolare che ci fanno vedere nuove malattie genetiche associate al ritardo mentale, come in questo caso in cui si verifica una alterazione cromosomica minima con una perdita di geni che sono importanti dal punto di vista dello sviluppo cerebrale. Per misurare il grado di ritardo cognitivo occorrono test mirati da affrontare in centri specializzati come questo dell'Università Tor Vergata di Roma. La diagnosi si effettua utilizzando delle scale di sviluppo e dei test strutturati che misurano l'intelligenza come funzione globale, ma anche le singole abilità cognitive, in modo tale da avere per ogni singolo bambino anche dei punti di forza e di debolezza, e questo può essere molto utile per il trattamento individualizzato. Luca è un bambino sereno, va a scuola volentieri e affronta le sue terapie come un gioco. Il trattamento riabilitativo del bambino con ritardo cognitivo lieve si basa su un potenziamento cognitivo e motivazionale. Occorre iniziare un training cognitivo il prima possibile in modo tale da portare il bambino al massimo di sviluppo delle sue capacità intellettive. Sono gli insegnanti più delle volte ad accorgersi che qualcosa non va. Ecco perché fondamentale nel recupero di questi bambini è anche il ruolo della scuola. La scuola dovrebbe adottare delle strategie miranti all'integrazione, quindi anche con misure di sostegno. Dovrebbe facilitare il percorso di studio, limitando anche gli argomenti di studio. E per quanto riguarda i genitori è molto importante concordare con la scuola degli obiettivi minimi da raggiungere. Dovrebbero stimolare molto i ragazzi, ma senza pressarli troppo. Aiutarli eventualmente per i compiti a casa, ma soprattutto valorizzare ogni miglioramento, incoraggiarli in modo tale da migliorare l'autostima.